Grazie a Namco Bandai e CyberConnect 2, arriva finalmente dalle nostre parti un picchiaduro molto atteso dai fan di Rohi Koraki. Le bizzarre avventure di JoJo è esattamente quello che i fan del mangaka giapponese vogliono. Decine di personaggi, tanti archi narrativi ed un gameplay discretamente profondo. In realtà la popolarità internazionale è abbastanza recente e la si deve soprattutto al sempre più diffuso sdoganamento dei manga e alla produzione di varie serie animate, spesso sottotitolate ufficiosamente. Ma forse una bella spinta il fumetto l'ha avuta grazie all'ottimo picchiaduro sviluppato da Capcom nel 1998 e recentemente riproposto in versione rimasterizzata su PlayStation Network e Xbox Live Arcade. Tanta varietà data da quasi tre decenni di storie e personaggi. Una cosa è certa, il roster non deluderà i fan della serie. 41 sono infatti i personaggi presenti, un buon compromesso quando si è in presenza di un materiale sterminato, visto il manga, con centinaia di personaggi da tradurre in poligoni e texture. La maggior parte proviene direttamente da Stardust Crusaders, il terzo capitolo che è anche il più popolare, ma si difendono bene anche la quarta serie e la quinta, Vento Aureo, ambientata tutta nella nostra penisola con i suoi italianissimi protagonisti. CyberConnect 2 è riuscita a differenziare efficacemente i vari personaggi a seconda dei loro poteri e del loro stile di lotta individuale, con meccaniche molto peculiari che bisogna imparare bene per poterle sfruttare al massimo. Dei 41 personaggi nel disco, all'inizio ne saranno selezionabili soltanto 14. Il roster è destinato ad ampliarsi completando i vari capitoli della modalità storia. Ciascuno di essi è suddiviso in vari episodi che dovrebbero rappresentare gli scontri salienti della trama originale. Ma questa modalità è purtroppo davvero terribile. Brevissima e raccontata soltanto con pochi testi sprovvisti di illustrazioni o frasi ad effetto pronunciate dai combattenti a inizio match. È un imbarazzante riassunto di una delle avventure più intricanti e geniali nella storia del fumetto giapponese. Peccato. Per fortuna non è l'unica modalità di gioco, c'è anche Arcade, pensata appositamente per l'edizione occidentale, l'immancabile versus offline e online, l'allenamento e la versione riveduta e corretta della modalità campagna giapponese, forse il contenuto single player più interessante. La campagna infatti ci permette di affrontare dei match contro i ghost dei giocatori scaricati da internet oppure dei boss, avversari molto più coriacei e impegnativi. Vincendo si sbloccano costumi speciali, colori alternativi, pose extra e provocazioni bonus per i nostri combattenti, che potremo quindi personalizzare nel menu apposito. C'è parecchio da sbloccare e da vedere. E per gli amanti del manga, CyberConnect 2 ha infarcito di fanservice ogni linea di codice, ispirandosi all'opera originale persino nella caratterizzazione dei menu e dei loro testi. Beh, dalla mano, JoJo è molto semplice da giocare. I tasti che si usano sono soprattutto 4, 3 per gli attacchi e 1 per la schivata, con combo davvero facili da eseguire. Ma non mancano anche tecniche più importanti, come l'evocazione dello stand, del cavallo o dell'energia concentrica, che cambia letteralmente le mosse a disposizione. JoJo's Bizarre Adventures è un picchiaduro dotato di una buona profondità, ma dimenticatevi la frenesia degli scontri di BlazBlue, Marvel vs. Capcom o Super Street Fighter 4. CyberConnect 2 ha scelto coscienziosamente uno stile di gioco lento e ragionato, forse un po' troppo. I controlli infine danno l'idea di essere un filo legnosi e si portano in dote un problema di corretta rivelazione delle hitbox. Non è nulla che un bel po' di pratica non possa risolvere, ma inizialmente può rivelarsi un po' frustrante. Il lavoro visivo svolto da CyberConnect 2 è sicuramente impressionante. Sembra di stare infatti davanti al manga disegnato da Rohi Koraki, con il suo tratto unico ed irriverente. La scelta dei colori e del cel shading è azzeccata. I modelli poligonali sembrano essere letteralmente usciti dalle pagine del fumetto, con i tratteggi peculiari del disegno e le enormi onomatopee che appaiono di continuo durante la lotta. Le battaglie sono ricche di scenette esilaranti che ripropongono in ogni terreno di scontro alcune situazioni viste nel manga e che possono essere sfruttate per infierire ulteriormente sul nemico.
C'è poi l'incedere dei combattenti, le loro pose sparatissime e assurde che hanno reso famoso il mangaka Araki, le affermazioni altisonanti ed esagerate, gli attacchi strategici che riprendono il fumetto. Un vero e proprio tripudio di citazioni, impreziosito da una colonna sonora discreta e dal doppiaggio interamente giapponese. JoJo's Bizarre Adventures All-Star Battle è un picchiaduro più che discreto che dimostra quanto sia difficile padroneggiare il genere se si mettono in campo meccaniche tanto particolari. Ma è anche un titolo intriso di citazioni per i fan della saga, grazie ad una Cyber Connect 2 che è riuscita a comprenderne perfettamente lo spirito e a dargli vita con delle scelte visive e stilistiche assolutamente perfette. JoJo Bizarre Adventure è un picchiaduro più che discreto, che dimostra esattamente quanto sia difficile padroneggiare un genere quando si vogliono inserire meccaniche molto particolari. In realtà è anche un vero tripudio di citazioni per i fan della saga, grazie specialmente ad un team Cyber Connect 2, che è riuscito a comprendere perfettamente lo spirito del manga ed inserire scelte stilistiche e visive molto molto apprezzate. Cyber Connect 2. Ma va cagà! Un picchiaduro molto atteso dai fan di Hirohiko Araki. Se dei coglioni! Ce n'hai altri? Connect 2 arriva finalmente dalle vostre. Qualcuno nullifica Matteo. Connect 2 arriva finalmente dalle nostre parti.